Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the Road. Eccomi qua, questo è Largo 2 Giugno, lì c'è Piazza della Repubblica e questo, alla vostra sinistra, è il vecchio tribunale di Siracusa. Lo è stato per molto tempo, nell'epoca delle stragi di mafia era ancora il tribunale, è stata una rogna riuscire a gestire la sicurezza di questo tribunale, perché è in mezzo alla città, qui alla vostra destra c'è una scuola elementare, qui c'è sempre il tribunale, ci sto girando intorno, perché avrà a che fare con l'argomento del giorno di oggi, ma per il momento, mentre giro intorno a questo edificio ormai abbandonato e cadente, parliamo del canale YouTube di oggi. È il momento di parlare di trucchi in cucina, di trucchi per la vita quotidiana, i cosiddetti life hacks, e con questo canale di un simpaticissimo signore molto britannico, dall'accento very British, che analizza un po' quelle che erano le vecchie dicerie, i vecchi rimedi della nonna, o alcuni trucchi tipicamente moderni, ma applicati in una maniera molto simpatica e molto intelligente. Lui è Dave Hacks, e è salito, tra virgolette, agli onori della cronaca poco tempo fa, per un suo video ripreso da un quotidiano nazionale, con un trucco per evitare che si appanni il vetro della macchina, che tra l'altro è un video che vi segnalo a parte sul doobly-doo, assieme non solo al link sul canale, lui è Dave Hacks, quindi innanzitutto vi segnalo come video particolari questo video su come evitare che si appanni il vetro dell'auto, e assieme, come dicevo poco fa, ho un pochino la gola infiammata, ho un po' di tosse, e metterò in pratica un trucco che ha pubblicato proprio pochissimi giorni fa, che vi segnalo sul doobly-doo, come farsi delle caramelle per la gola, per la tosse, in casa con pochi semplici ingredienti. È una lavorazione molto semplice. E secondo video che vi segnalo sul doobly-doo, prima di parlare dei... grazie! Prima di parlare dei video più interessanti, che ho trovato più interessanti sul suo canale. Sono soluzioni di ogni genere, e quindi cominciamo con una classica ricetta per un dolce veloce, una cosa magari un po' natalizia, però ci può stare anche durante il resto dell'anno. Una specie di pane... stella di pane alla Nutella. Primo video sul doobly-doo. Secondo video, certamente molto interessante e molto funzionale, come servire l'ananas. Una maniera molto simpatica di tagliare e servire l'ananas per condividere fette di ananas con gli amici, e che fa la sua bella figura in tavola, e soprattutto che non richiede chissà quali capacità, quali strumenti, basta un coltello e un minimo di pratica, si taglia a metà e poi di nuovo a metà. Comunque, video che vi segnalo sul doobly-doo, come servire l'ananas. Con un altro piccolo extra, perché i suoi video sono molto brevi, molto funzionali e molto divertenti, il crimine perfetto, rubare la pizza, che secondo me prima o poi lo sfrutterete, ha il suo scopo, ha il suo perché. Lui era Dave Hacks, vi ho lasciato il link sul doobly-doo al suo canale e ai video che ho trovato più simpatici e divertenti, e sono video brevi, quindi ve ne ho messo qualcuno in più. E a questo punto passiamo all'argomento del giorno, mentre io lentamente mi dirigo verso la prossima destinazione, che è vicino a casa di un cliente dove sto andando, e che è un altro edificio lasciato lì all'abbandono. Infatti oggi voglio parlarvi di incompiute e di edifici che sono rimasti abbandonati. Ora, vi sono da considerare due grandi categorie di
incompiute, sono edifici che sono entrati in costruzione in situazioni in cui erano completamente abusivi, per esempio costruzioni effettuate sulla riva del mare, e che spesso sono restano degli scheletri che sono un monumento a futura memoria alla costruzione dimenticata. Ma in altri casi, alcune incompiute sono delle situazioni più complesse, come per esempio il vecchio tribunale di Siracusa, che doveva essere destinato ad altri usi, ad altri scopi, a servire come edificio pubblico. Addirittura c'è lì c'è anche un grandissimo parcheggio, il grandissimo parcheggio del tribunale, che è chiuso, e c'è una situazione di degrado urbano non indifferente. Non ci sono molti topi, ma perché c'è una gattara e c'è una distesa di gatti, quindi voglio dire, non è che la cosa migliori moltissimo. E l'edificio è cadente, e proprio stamattina c'era un'interrogazione di alcuni consiglieri comunali sul giornale, perché pochi giorni fa un pezzo di vetro da una finestra si è staccato e ha praticamente mancato un passante di veramente pochi centimetri. E quindi c'è anche una situazione di pericolo non indifferente, un edificio che va messo in sicurezza, ma naturalmente non è il solo edificio in queste condizioni. E sono a Siracusa, quindi sono nel sud Italia, in quello che dovrebbe essere un ambiente in cui queste situazioni di disagio dovrebbero essere un tantinello comuni, in qualche modo. Ora, obiettivamente, da una parte trovo sinceramente molto xenofobi discorsi «sì, vabbè, il mezzogiorno d'Italia rispetto al nord, rispetto a...» però purtroppo, obiettivamente, la situazione generale italiana non è che sia particolarmente rosea, e sempre obiettivamente, scendendo nell'ambito delle regioni del mezzogiorno, la situazione, che già non è rosea, qui assume tinte ancora più fosche. Quindi sì, comunque, qui in Sicilia, nella provincia di Siracusa, per la mia diretta esperienza, anche un po' nella provincia di Catania, eccetera, nell'Interland, ci sono delle situazioni che sono lasciate a se stesse, lasciate lì a macerare finché non diventano patrie di topi, di scarafaggi, di problemi igienici, patrie di immigrati clandestini, o di barboni, o di Dio solo sa cos'altro. E spesso sono delle strutture che potrebbero essere rivalutate, delle strutture che potrebbero essere utilizzate. Soprattutto ci sono delle situazioni che mi lasciano veramente pensare, ci sono degli edifici di proprietà del comune che sono lì all'abbandono, e il comune, per gestire i propri uffici, è costretto ad affittare degli edifici, degli uffici, degli appartamenti in cui realizzare degli uffici, quindi con un duplice costo: il costo per degli edifici che potrebbero essere risistemati e diventare facilmente degli uffici, ospitare degli uffici, che invece, lasciandoli lì a macerare, il degrado peggiora e aumenta, quindi aumenta anche il costo di ripristino praticamente esponenzialmente, cioè ogni mese che non si sistema un palazzo per farci degli uffici, la situazione non va certo a migliorare. Non è che è un brandy che più invecchia e meglio diventa, qui la situazione è che un edificio all'abbandono più invecchia e peggio sarà la condizione, finché possibilmente non si potrà più ristrutturare, si dovrà completamente demolire. Mentre dall'altra parte, per prendere un ufficio che ha bisogno magari di un certo spazio, magari di una certa riservatezza, magari di una certa delicatezza, magari di una certa infrastruttura, è tutto rinchiuso in un appartamento pigliato in affitto, che sono altri costi. E nel frattempo mi avvicino a un'altra incompiuta, che doveva essere un padiglione dell'ospedale, un padiglione della ASL, qualcosa di dedicato alla Croce Rossa. Non è bene neanche, non è neanche ben chiaro quale dovesse essere il suo scopo, però sta di fatto che è un'altra incompiuta, un altro monumento al degrado urbano, un scheletro di cemento cadente che è lì da molti anni e che ci vorranno molti altri anni perché trovi il suo scopo. A Siracusa, come dicevo, non sono poche le strutture che purtroppo sono state in certi casi anche costruite con un grande investimento di soldini pubblici e poi sono rimaste lì dormienti. Di un parcheggio vicino al nuovo tribunale addirittura ne ha parlato Striscia la Notizia ben due volte.
E alla vostra destra sto passando da questa struttura. Finestre murate, finestre aperte, uno scheletro in mezzo a calcinacci. È lì da anni. Prima o poi forse si farà qualcosa, forse no. Ma comunque, vista questa struttura, mi sembra giusto chiedervi: e voi nella vostra città ci sono delle strutture che sono state costruite, sono rimaste dormienti, sono all'abbandono, sono delle strutture pubbliche, sono delle strutture private, sono state fatte delle costruzioni che sono risultate abusive e sono lì dormienti, oppure abitate in uno dei posti dove ci sono state delle importanti demolizioni? Fatemelo sapere, scrivetemelo sui commenti, oppure come sempre su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Ragazzi, questo è tutto, noi ci vediamo domenica prossima. Io vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con tutti gli amici, condividerlo sui social network, su Facebook, su Twitter. Se questo vlog vi è piaciuto e non l'avete già fatto, potete anche iscrivervi al mio canale, è gratuito e inoltre riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E tra l'altro vi ricordo la scadenza del 18 gennaio per farmi le domande, quindi sto preparando la FAQ. Se avete qualche domanda che volete, a cui volete che risponda nelle FAQ, potete lasciarmela sui commenti, oppure anche quella su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Ragazzi, grazie a tutti, ciao e ci vediamo domenica prossima!